2 ottobre 1968, Città del Messico. Dagli elicotteri e dai tetti del Ministero degli Esteri, i soldati sparano sulla folla degli studenti radunati per protesta nella Piazza delle Tre Culture. A ordinare l'azione repressiva è il presidente Gustavo Díaz Ortas. Il numero dei morti non viene mai accertato, anche se alcune stime parlano di 200 vittime. Mancano 10 giorni all'apertura delle Olimpiadi del Messico, i primi giochi insanguinati della storia. Ma il massacro non riuscirà a fermare lo sport.